nelle vie di New York e delle grandi metropoli, l'Italia sorride improvvisa così. Queste agenzie turistiche trasformano le parole scritte «Inverno in Italia, Giardino d'Europa» nella realtà. Le prime ambasciatrici del piacere di vivere che l'Italia promette ai suoi visitatori sono le nostre navi. A bordo, quando fa bello, si gode un anticipo delle spiagge tirrene o adriatiche. Nelle rade più luminose, a Orano per esempio, i croceristi portano il biglietto da visita delle nostre marine. Barcellona o Lisbona fanno volentieri eco a Napoli, Genova, Palermo. Allacciata per vie di oceano e di cielo ai grandi centri mondiali, l'Italia fa sentire il richiamo della sua originale civiltà. Intraprendiamo un rapidissimo zigzag attraverso le nazioni. Ad Amburgo e a Rotterdam vediamo come l'Italia d'oggi sia presente con le sue navi e i suoi prodotti. Montréal, fragile, posa piano. Sono le nostre ceramiche. Orneranno gli appartamenti canadesi, portandovi sulle lucide forme e colori un rimbalzo del nostro sole. Ma a Montevideo si orna addirittura una piazza con una copia fusa in Italia della statua del Colleone. Germania, Düsseldorf, ma prima che abbiamo finito di dirne il nome, la nostra galoppata è già ad Amsterdam. Se rinascessero i grandi pittori fiamminghi, vedrebbero le massaie e cucitrici dei loro interni curve su queste macchine casalinghe. E forse nelle loro kermesse avrebbero munito di fisarmoniche i loro suonatori. Questi sono strumenti di un ticchettio internazionale in cui innestano la voce italiana. A Parigi le dattilografe scrivono da pari sognando una segreta lettera d'amore al nostro paese. A Place de l'Opéra si diffonde l'aroma della macchina espresso, invenzione italiana per fare un caffè bevibile. Ma chi anche per poche ore sia stato in Italia non ha dimenticato questo agile, spiritoso veicolo. A Parigi mescola il suo crepitio al carosello che avvolge l'Arco di Trionfo. A Zurigo accorcia le distanze cittadine, promette le domeniche sotto l'orlo dei ghiacciai. E chissà, le ferie a Roma o in Sicilia. Da due le ruote sono diventate quattro. Il vigile canadese di Ottawa non sporge contravvenzione, sporge un occhio curioso. Dovunque si ritrova questo condensato dell'auto. Ma in Svizzera le nostre sei posti per l'economia delle prestazioni sono usate come tassi. E a Madrid i tram costruiti in Italia fanno sognare che la corsa si prolunghi fino al colonnato di San Pietro o a Piazza della Signoria. A Barcellona come a Lisbona queste belle migranti ci fanno onore. Saltiamo nel Sahara e incontreremo la nostra tuttofare nel Red Algeri Città del Capo e ritorno. Sempre doppio il viaggio. Andata della nostra produzione magari a Singapore, ritorno di simpatia verso l'Italia. Ma non solo i veicoli, anche i vini. Così saporite all'estero, queste specialità vi ha voglia di gustarle nella loro aria nativa. Sur place, come dicono i francesi. Una vetrina così ci vuole più tempo a disporla che a svuotarla. E se ci sono gli spaghetti, meglio allenarsi in patria per mangiarli con disinvoltura al prossimo viaggio in Italia. Helsinki ha trovato laurei per gli atleti delle Olimpiadi, ma la sua serra è sulla nostra riviera. Dai fiori dei giardini alla pianta uomo. Lavoranti italiani nelle grandi sartorie di New York. E se qui non si canta più Torna a Sorrento, queste vecchie mani sono ancora di fata. Ma provate a fare un nome, Carmè, Assunta, ecco la risposta. E allora era logico che esportando i sarti finissimo con l'esportare anche i vestiti. Per Firenze ormai passa e ne dirama la moda internazionale, da quando le nostre collezioni, in anticipo su Parigi, attirano i compratori di tutto il mondo e le signore di gusto, tra le quali si è vista anche Mrs. Churchill. Il vestire all'italiana delinea la femminilità come i canti dei nostri antichi poeti angelicavano la donna. Sotto un titolo magari svedese, queste tentazioni parlano italiano e le ragazze di lassù sospirano. Meglio che un figurino il modello comprato in Italia. E intanto nell'attesa almeno una sciarpa, ma che ricordi i colori, le eleganze di Via Veneto o degli altri corsi italiani. Amburgo, senza complessi di inferiorità se ne stanno questi cappelli
nelle botteghe delle città dove il cappello è più necessario che da noi. Più che un biglietto da visita, i nostri giornali e riviste concedono una capatina in casa nostra anche a chi è costretto a rimanere sotto le guglie del Duomo di Colonia. Il libro italiano sta rientrando nella circolazione della cultura. Le edizioni d'arte fatte nei luoghi dei capolavori offrono una maggiore autenticità. E poi c'è la nuova narrativa italiana. In parte è passata nei film. In parte sono gli stessi film a crearla, col loro più moderno mezzo di espressione. Quando addirittura eredi e continuatori delle glorie del nostro melodramma, questi film non siano un'edizione abbastanza definitiva dei capolavori dell'opera in musica. Comunque New York ha voluto un'antologia dei nostri ultimi successi. Ed ecco La Dragola, Verdi, Raschel, De Pirro, Monaco, Gemini, tutta un'ambasceria a cui il teatro Carnegie dà il benvenuto insieme col sindaco Impelletieri. A Londra qualche mese prima, Cervi, la Lollobrigida, la Manda e la Greco per il Festival del Cinema Italiano. Ecco a Parigi con Schumann la Magnani e con Claire De Sica. Va forte nei confronti internazionali il nostro cinema. Più vistosa ancora la velocità dei nostri campioni a Silverstone. Primo Ascari su Ferrari nella Formula 2. Primo Taruffi su Ferrari nella Formula Libera. Entro bordo di cilindrata 2000. Selva corre e guizza verso il campionato d'Europa. Fornara vince il Giro della Svizzera. Lussemburgo, Ciancola si conquista la maglia iridata dei dilettanti. E qui basta dire che siamo al Parc des Princes. Il nome del vincitore del Tour lo sa tutto il mondo. Nella 3-3 Ghedina ci assicura anche quest'anno la vittoria. E Colò torna all'Abetone con l'auro olimpiaco della neve. Qui può anche cascare. Ma nei giochi di Helsinki la vittoria da mettere in cornice. Marcia dei 50 km. E così ha marciato Dordoni. 4 ore 28 primi, 7 secondi. Polverizzati tutti i primati. In crociera sulla Vespucci un'altra rappresentativa, gli allievi di Livorno. Montevideo dimostra come essi sappiano farsi ammirare nella acrobatica marzialità di questo attenti arriva. Washington, giunge l'ammiraglio Ferreri, capo di stato maggiore della nostra flotta. Città del Messico, assemblea del pool monetario internazionale. Accanto a Snyder, segretario del tesoro degli Stati Uniti, il ministro Pella. Vienna, dal treno del Brennero scende salutato dal ministro Gruber il sottosegretario Taviani. Tokyo, Brusaska ristabilisce la cordialità tra la nuova Italia e il nuovo Giappone. Washington, De Gasperi parla al congresso. Siamo una nazione che lavora duro, egli dice. Il congresso gli dà ragione e i cittadini consentono col giudizio di Truman un discorso diritto e onesto. Lussemburgo, riunione per il piano Schumann. C'è un seggio col nome Italia, è quello per De Gasperi, uno dei più concreti assertori di quella unità europea che sta nascendo a Strasburgo. Paix, prospérité. Et si nous le faisons, l'année nouvelle s'ouvrira sous des auspices favorables. Le Conseil de l'Europe, en effet, est le laboratoire où se prépare et s'expérimente la coopération. Même la voix est un problème qui les sert de tous les côtés. Il est vrai aussi que certains pourraient décider de poursuivre cette œuvre de coordination dans d'autres secteurs plus faciles. Questo fattivo europeismo viene onorato da Fisgrana col premio Carlo Magno. Parigi, a Palais Chaillot si possono constatare le conseguenze di come ci vede oggi il mondo. In questo quartier generale dell'esercito atlantico i nostri ufficiali rappresentano le forze armate dell'alleata Italia. E all'UNESCO collabora la cultura d'Italia. Il tricolore è presente dovunque sventolino le bandiere dei popoli concordi nella difesa della patria.